Il mercato dei grani ha sicuramente messo delle iniezioni immobiliari, perché noi non siamo in grado in questo momento di sistemarlo, e sicuramente è una situazione molto più intelligente venderla per far sì che venga riutilizzata e non abbandonata. Il comune in questo momento non è in grado. Del Bono e De Martin preferiscono che noi tagliamo i servizi sociali per fare soltanto negozi, per fare piacere alle loro malsane idee. Ma noi abbiamo ormai in giro il gatto e la volpe, due personaggi che non hanno ancora capito che vivono in una città dove è vero che si può fare opposizione, ma come opposizione si cerca di fare il bene della città, invece loro pensano soltanto a demolire. Quando la gente parla a vuoto, come questi due signori, ma mi sorprende in modo particolare Del Bono, De Martino lo considero neppure, perché ormai le sue dichiarazioni su qualsiasi argomento sono assolutamente ridicole. Mercato dei grani, l'hanno lasciato abbandonato da anni. Vogliamo ricordare a questi signori, perché poi loro dicono sempre noi non c'entriamo, c'era Corsini, ma le precedenti amministrazioni hanno fatto delle gare sul mercato dei grani, vinte da qualcuno. Stiamo ancora rimborsando chi aveva vinto e poi la precedente amministrazione non ha portato avanti il progetto. Voglio ricordare che, tra l'altro, questo lo dico quasi contro i miei principi, ma la sede dell'Arci, ex sede del PC Caprari, è stata mandata via in fretta e furia, perché due giorni dopo dovevano iniziare i lavori. Questo molti anni fa. Voglio ricordare che Sponti Mobili, che era lì sotto, è stato rimborsato con qualche decina di milioni di euro, perché dovevano liberare subito l'immobile, abbandonato ai piccioni e ai topi. Questa è la sacrosanta verità. Qui si parla di oltre 2 milioni e più di spese per cercare di mettere a posto la struttura. In questo momento il Comune di Brescia non li ha, a meno che il signor Del Bono e il signor De Martin ci dicano dove andare a recuperare questi soldi. Voglio fare un altro piccolo esempio. Palazzo Avogadro, che è dalla fine degli anni 90, 1998-97, abbandonato dalle precedenti amministrazioni, dove c'era un progetto dove si sarebbe potuto mettere l'ex ufficio del bilancio, che invece fino ad oggi stanno ancora pagando l'affitto alla banca in Piazza Duomo, soltanto adesso noi li spostiamo per risparmiare i soldi, era abbandonato, e ci vogliono dei 15-20 milioni per mettere a posto quell'immobile che sta andando in crollo. Forse questi signori, invece di continuare a aprire la bocca a vuoto, dovrebbero pensare al bene dei cittadini. I cittadini devono ascoltare bene quello che dicono, ricordarsi quando andranno a votare. Il mercato dei grani si vende.